Ragazzi, qua è Stephanie e benvenuti in un nuovo episodio su FIFA 13. Allora, davvero tanto che non gioco a FIFA 13. Sarà almeno, non so, un paio di mesi che non faccio video su questo gioco. Perché? Allora, inizialmente, se molti di voi sono vecchi iscritti al canale, sapranno che la PlayStation non me lo leggeva più. E principalmente avevo smesso per quello. Poi, ultimamente, avevo deciso di darlo indietro appunto per la promozione che avevo accennato sulla pagina Facebook, che trovate sempre in descrizione, vi ricordo tra l'altro, che insomma avrei dato FIFA in cambio di questa promozione che mi permetteva di prendere un gioco della nuova generazione. Ecco, questa promozione però non funzionava con questo FIFA, ma serviva il FIFA di PlayStation Vita. Poi magari più avanti vi racconterò un aneddoto di quello che è successo. Ecco, quindi che ho fatto? Ho dato tutti i miei crediti al Bushi. E adesso, ragazzi, mi ritrovo con una squadra di merda in prima divisione del campionato. Quindi, non so, ci faranno il culo a strisce, però noi giocheremo. Daremo il sangue e conquisteremo il titolo. Ok, basta dire cazzate. Comunque, cosa faremo? La squadra di oggi è tipo, cioè una serie A veramente arrangiata. Ma cosa sta facendo questo? Basta guardarti le cinematiche, bastardo. Te e i tuoi giocatori nigeriani. Abbiamo la serie A proprio barbona, ma barbona al limite. Io dico che c'ha un budget di qualcosa come 6.000 crediti e io non gioco da anni, non gioco da un sacco di tempo a FIFA e quindi sarò molto, molto, molto scarso, soprattutto con squadre, a parte lui c'aveva una squadra abbastanza scarsa, però io non gioco da molto e quindi sono un po' arrugginito, ecco. Allora, si riparte, abbiati! Eccoci, errore, meno male, era partito già con Zeho ci faceva il culo. Allora, non mi ricordo neanche tutti i giocatori che ho, però posso dirvi che in porta c'è Abbiati, in attacco c'è Klose, che tra l'altro oggi quando sto registrando è domenica e ha fatto tipo 5 gol in una partita, quindi boia, complimenti, attenzione, ripartenza a caso, premuto tondo per sbaglio, Klose è già in attacco, finta il tiro, è caduto, è rigore quello, dai bastardi, Schelotto che numero, Schelotto la bomba, dalla distanza. Muore uno che aveva appena iniziato a fare il fotografo. Spezza la carriera di questo povero telecronista, giornalista, insomma, come volete chiamare. Valdés, lui è un bomber, però non ci crede. Per Jorquera, per Jankovic, attenzione, i numeri. Ne schiva uno, poi vabbè. Fai veramente schifo. Allora, ragazzi, io, come vedete, ho questa squadra veramente del cazzo. Non so come fare. E adesso, attenzione, mamma mia, che gol! Mamma mia, che gol! Che gol di Valdés! Che gol! Yes! Valdés! Gioco un po' e dopo gioco a PES! Vado a SS! Beh sì, Valdés! Gioco un po' e dopo gioco a PES! PES! No, gioco a FIFA! Scherzavo, gioco a FIFA! Fatemi vedere che potrei rischiare di aver spento le cuffie! Ci sono, no? Ci sono! Da se ti sta registrando, ok! Allora... Bene, comincia molto bene questa partita, Eurogol, stavo dicendo, con questa squadra di merda avrò bisogno di crediti per rifarmela. I crediti, ragazzi, li vinciamo perché siamo dei combattenti. Attenzione, Jorquera, vede salire Klose, mamma mia, il giocatore della Lazio che si rientra sul tiro, la botta! Oddio, sfiora l'incrocio, Schelotto dice, va bene così, tranquillo Klose, tranquillo. Va bene, dai, allora si riparte, Diakité, ce l'avevo anche nella vecchia Serie A, non costa molto, anche perché c'è stato un crash dei prezzi in generale, tutto costa molto molto meno, quindi ragazzi, se volete farvi una squadra adesso, spendete veramente pochissimi crediti, ve l'assicuro, Valdés vuole la doppia... No, scivola. Comunque vi posso dire solo una cosa, l'altro giorno con questa squadra volevo fare l'ultima partita prima appunto di consegnare il gioco a Media World, ok? Ho fatto una partita... contro una squadra, mi sembra era spagnola. Sì, dovrebbe essere stata spagnola. E tipo stavo 5 a 2 per lui. Sì, no, 5 a 3 per lui all'88esimo, qualcosa del genere. Parte un contropiede, guadagno un calcio d'angolo. Al 90esimo Abbiati sale, cross di Schelotto, mi sembra, e gol di testa di Abbiati. Cioè, delle cose incredibili. Cioè, se registravo mi facevo delle risate che non avevano esistenza su questo mondo. Poi, 90esimo, il primo portiere sta tornando ancora alla porta perché era nel loro attacco, e prende un altro gol. Bella la sua penetrazione. Da fail. Qui si farà il passaggio da me. Bravo. Figlio di puttana.
Sì, basta. Dai. Veloce. Comunque, ragazzi, volevo farvi queste partite, diciamo. Magari non dico abbastanza frequentemente i match di FIFA, però almeno una volta a settimana un partitino ci poteva stare. Visto che Omega mi aveva proposto di cominciare, diciamo, una specie di pro club, e in teoria non solamente lui me l'aveva proposto, volevo sapere anche da parte vostra se poteva essere una cosa carina da fare. Quindi lasciatemi qua sotto magari qualche commento relativo a questa ipotetica serie settimanale, perché non voglio fare troppi video di FIFA, anche se con FIFA 14 quando uscirà... Che cross! Ed è gol! No! No! Figli di puttana! Mentre con FIFA 14 stavo dicendo sì, inizierà una serie abbastanza attiva quando uscirà, tanto ancora c'è tempo, se non sbaglio esce a settembre, quindi ha voglia di aspettare. Quindi un episodino a settimana, così per farsi due risate insieme, magari anche in compagnia di quegli altri ragazzi, e fatemelo sapere. Sì, vabbè, quello è fallo su Jorquera, però, quello è fallo su Jorquera, sul mio... De sceglie, recupera un pallone incredibile, Jankovic, per Jorquera, no, non gliela da... Mamma mia, Jorquera è ancora sua! La bomba, no, di un pelo! Veramente di pochissimo, ragazzi, cavolo! Ci sentivo. Quindi lasciatemi piace se comunque i video di FIFA vi possono piacere. Se non vi piacciono i video di FIFA, io vi chiedo di lasciare mi piace lo stesso, perché ormai lo sapete, quello che è il mio pensiero, che spero sempre le persone in primis seguano un canale per commentatore, giocatore che, diciamo... Che è successo? Non ho fatto niente! Vabbè, regaliamo i gialli perché siamo il signor Sunguancio. Vabbè. Comunque, stavo dicendo, in primis spero sempre che seguiate il canale perché ci sono io e non per i video che tratto. E poi, secondariamente, vabbè, per le serie che tratto, certo se un gioco proprio vi sta antipa. Stai scherzando? Ma come rigore? No, io non ho parole. Ma non esiste. Vabbè, glielo farò, dai. Casorla contro Abbiati. Casorla scivola. Finocchio, ti sta bene, sai, stronzo. Godo come un bastardo. Allora, ripartire. Ehi, salire, dai, capelli per Close. Attenzione, Close, no, Close ti cambio. Metto Pazzini, che è il bomberissimo. No, affanculo, si riparte, capelli. Porca valera, questo grande giocatore. Comunque, il modulo, per chi lo volesse sapere, è il 4-5-1, è una squadra di merda, quindi... Non so quanta gente possa davvero voler sapere la formazione seria e reale. Close il velo. Mamma mia, vede salire Schelotto che è un fulmine. E c'è il gol. Il 2-1, sì. Cazzo, ma sto registrando? Ok. Vamos alla playa, moscerito. Pam, è il cross di Close. Bam. La chiusura di Scalotto Ezequiel. Cazzo, l'anello mancante tra l'uomo e la scimmia, Ezequiel Scalotto. E andiamo Close. E andiamo sì così. No, me lo molesti però, Ti ha chi te, mamma mia, per Scalotto ancora. Passaggio di merda di Ezequiel, che però si rifà. No, non era Ezequiel che si rifà, però mamma mia, aveva capito. No, così. Non così, ragazzi. E bravo Conco. Via di lì. Di Akite per Jorquera, che vede salire Borca per Schelotto ancora, che si allunga il pallone. Mamma mia, che giocatore che c'ho io. E mamma mia, se ne mangia un altro. Pallino nel mezzo, oddio. No, che cazzo ho fatto? Che cazzo gliela passi al pelato che è in fuorigioco? Volevo passarla in mezzo, l'ho sbagliato. Allora, vediamo un po', ragazzi. Questa partita me la porto a casa, non mi interessa. Cioè, va bene, ho trovato una squadra veramente ridicola. Però siamo in prima divisione. Io non so come sia possibile tutto questo. Vabbè. D'altronde ci sono anch'io con questa squadra, però. Allora, si riparche, Jorquera, è finito quasi il primo tempo. Close butta via. Butta via e guadagna dei minuti preziosi perché la palla non va fuori. Mamma mia, antisportività bestia. Senti Casorla, altro che Santi Casorla. Il mister lo chiama così. Senti Casorla, c'è una cosa che ti devo dire. Abbattetelo! Mamma mia, il rischio. Ma quanti minuti ha dato di recupero? 6 giorni? Certo, contropiede mio. Terminiamo la partita. Va bene.
Tim Kubla vince sempre. A LOL, 3 tiri io, 2 gol, 7 tiri lui, un gol. Alla faccia tua, stronzo. Si riparte, secondo tempo, Jorquera, Veronica, mamma mia. Eccoci, perde la palla subito, licenziato, licenziato. Scordatevi di rivederlo, passaggino di Schelotto per Valdés, che vede il prolungamento, sì, ancora Conco, il velo di Klose, e non va, non fa il velo perché, boh. Stendiamo un velo pietoso, Schelotto lotta per questo pallone, lo fa riguadagnare a Conco, no, scherzo, l'ha perso, Borja Valero insegue. Insegue Lennon, John Lennon, Conco per Klose, si ferma, scarta il giocatore per Valdés, dai Valdés. De Valdés così per il Klose che sale. Del fallo quello. Figli di puttana. Era fallo. Sì, il filtrante. Non mi fuori gioco. Sì, così. Sciorcherà. Madonna. Madonna. E vabbè, allora fai tutto. Fai tutto quello che vuoi. Dai, De Ceglie, recupera un pallone importante. Fase difensiva ottima per lui. Jankovic. Jankovic per Klose. Passaggino di merda. Mamma mia. Che schifo è sta roba. Dai, cazzo, esce portiere, fagli paura. E lui a bocca, attenzione, a bocca alle finte di Szczęsny. Ecco la scivolata che volevo. Jorquera, Borja Valero. Si riparte, Klose, vede salire. Lo vede. Valdés, corri come non hai mai corso. Corri come non hai mai corso in tutta la tua fottuta vita. E perde la palla. E ci sta, poverino. Cioè, Valdés, tipo, c'ha 75. L'ho trovato nelle giovanili del Porto Rico. No, non lo so dove l'ho trovato, però. Da qualche parte era, di sicuro. Scivolagliela! Intercetto! No! No! Sì! Stronzo! Ragazzi, sono sicuro di star molestando il microfono in una maniera incredibile. Voi sentirete tipo urli su urli e basta, non capirete niente. Sei in fuorigioco! Sei in fuorigioco, ho detto! Bravo! Sbandieraglielo! Due ne avevi in fuorigioco, è inutile che fai il pirla, che fai il tipo, che ti fai le paste col pesto. Sì, close! No, non ci hai creduto abbastanza. Non hai messo il turbo sprint che in un tedesco è richiesto, è richiesto. Johan è tedesco, vero? Boh. Mamma mia, Jankovic per Borja. Borja, passaggino per Valdés. Sbaglia tutto. Intercetto. No, 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 ragazzi, stiamo giocando di merda. Basta. Mamma mia, Schelotto. Non era Schelotto, però va bene comunque. Sì, così. Per Klose. Che cazzo di stop hai fatto? Sei d'arresto. Dai, girati. No, ma che cazzo è sta roba? Ma cosa stanno facendo? Ma è un allenamento. È un allenamento questo. Io non capisco. Cioè, Klose ha fatto uno stop che neanche, non so, Pistorius con le dita dei piedi. Oddio, brutta questa. Questa era triste, veramente triste. Mamma mia, che scivolata. Che scivolata il Diachi. Il Diachi negro. Mamma mia, per De Ceglie e Klose. Il velo di Klose. Ma perché non mi fai il velo? Ma, Dio santo, ma ti dico fai il velo, fai il velo. Sarà un motivo, te lo dico. Conco copre bene. Dai, si riparte per... Di puttana. Diachite ancora, sempre chiamato in causa, il difensore centrale principale. No! No! Bravo Pelatino! Bravo, si riparte Borja, viene intercettato dall'arbitro, figlio di un can. Klose! Ora parti però! Sì, Klose! Miklos! Yes! 3-1! E zitto! 3-1! Capriolè e andiamo! Al 69esimo! Senza messaggi subliminali, grazie! Senza messaggi subliminali! Vieni! Cazzo! L'Union. Dai, quitta! Dai, quitta! Dai, quitta! Dai, quitta! Dai, quitta! Dai! Quitta, quitta, tu lo sa! Riprendi partita! Oh, se quitta, ragazzi, si fa una festa incredibile, eh! Gioco in pausa in attesa dell'avversario. Ci sbrighiamo? Ah, lui fa cambi, ok. Lui pensa di cambiare la partita. Cos'è? Chi è sto brutto? Chi metti? Fa vedere. Voglio vedere i cambi. No, non me l'ha fatto vedere, assurdo. Vabbè. Allora, ormai si chiude questa partita in bellezza. Dai, si fanno 10 gol e buona. Ancora riparte Klose. Si ferma e riparte. Mamma mia, mangia. No, no, no. Si giorchera. Si giorchera così. Mamma mia, cosa hai sbagliato? Cosa hai fail? No, cosa? Oddio. Diakite insegue. Insegue Varela. Varela, Varela, Embarela, Marela. Ma
Grande intervento di nessuno perché è sbagliato. Diakité intercetta. E si riparte. Il pelatino Borca per Jorquera che fa il lancio lungo per liberarsi e poi sbagliano. No, non sbagliano in realtà, però ci sentivo a dirlo. Scivolata intenzionale e abbastanza ben pensata. Però intervengono ancora così. Oddio, rischio. Oddio, rischio di prendere il secondo gol, ma non lo prenderemo. Allora, 74esimo. Quasi 75esimo. Sì, così. No, non gli è passata sotto le gambe, sennò sai il number. No, no. Mamma mia, che scivolata di capelli. Comunque la coppia capelli abbiati mi sa che non va molto d'accordo. Intercetta un pallone Pessima questa, pessima. Sì, così l'hai visto? Hai visto Valdés? Hai visto Valdés? L'hai visto? Guarda come corre, guarda come corre, guarda come corre, guarda come. Guarda come. Si rientra. Bami cross. Eccolo. Close, no? Borca si ferma. Ehi, questo è fallo però, eh. Cioè, prima gli aveva dato un rigore che nemmeno Hello Kitty faceva. Dai. Scivolata magistrale. Oh, scivolata ma. Oh, esci portiere, esci portiere. Sì! I numeri! Mamma mia! Il velo di Close! No, rischiavamo il contropiede della vita. Ancora un'altra scivola a Schelotto per Borca Valero che sbaglia tutto. Schelotto sta morendo, non lo so, c'ha la stamina sotto zero. Si riparte ancora per Jorquera e sbaglia tutto. Oh, ragazzi, stai facendo schifo. Capelli per Borca, per Jankovic. Sì, così. Dai, così. Dai, ci credo. È fallo quello! Hai visto che botta gli ha tirato? Sto bastardo. Borca, Borca ci crede? Mamma mia, il filtrante per Valdés che lascia sfilare. Si ferma e poi si riferma e si rigira, entra in aria. La botta di Valdés! Wow, in questo momento mi sento un Caressa allupato. Cross di Borca Valero per Capelli di testa! Non va, muore un asteroide. E va bene così. Senza parole, ok. Dai, si riparte da Szczęsny-Gnyi, portiere di questa squadra di. Non so, cerebrolesi perché riescano a perdere contro di me con questa squadra. Perché, ragazzi, io con l'altra squadra non riuscivo a vincere. Con questa, sì, è incredibile. No, questa è roba. E il contropiede, no, e non va bene. E non va bene, e non va bene. Non va bene. Esce il portiere, fagli paura. E poi rientra, bravo. No, yes, we can do it. Dai, dai. Cross di Javi Martinez. Sceglie e spazza via. No, mi sa che è ancora calcio d'angolo. No, è palla mia. 89esimo e 6 secondi, dai, Valdés, il velo per Close. Basta fare i veli, dai. La conne. È fiesta, ragazzi, l'avevo detto che era fiesta. Tu, tu, tu. Para, para. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un mi piace. Se arriviamo a 700 mi piace. Non ce la faremo mai. Vabbè. Questa serie continuerà. E probabilmente continuerà anche se arriviamo a 600. Perché mi fogo troppo come un bastardo. E niente, ragazzi. Al prossimo video. Buonissimo!